è un'occasione per tutti e soprattutto, diciamo, per i territori di quest'area. Che cosa avverrà nel momento in cui sarà approvato questo piano? Il piano comporta due asset importanti, che sono: uno riguarda la cultura e il turismo, ma soprattutto l'altro più importante e fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente e per il dissesto idrogeologico. Lavoreremo affinché gli attori principali siano i 92 comuni della città metropolitana, affinché loro, con le proprie richieste, potranno attingere al nostro avanzo di amministrazione, che è pari a 431 milioni di euro. La decisione spetta a loro, noi lavoreremo affinché tutti quanti assieme si possa raggiungere questo obiettivo importante per le nostre comunità.